versione autobiografica. Questa ritornando alla ragazza Drago. Proviamo? Vediamo il libro testo un attimo però. Diamo la voce. Nella ragazza Drago, a un certo punto tu metti insieme, come dire, Sofia che sembra sfortunata, che dice sempre che ha tutti i problemi, tutte le cose capitano a lei, non gli va mai niente per bene, sembra come dire una di quelle ragazze che come dire ha il fidanzato perennemente che scappa via e che come dire si drammatizza intorno a questo problema. Poi c'è Mattia, che è un altro personaggio della ragazza Drago e che pure è un personaggio in cui, come dire, lui è un po' grassottello, è intelligentissimo, è bravissimo a scuola, però questo fatto di essere grassottello gli crea dei problemi perché lui è innamorato della ragazza più bella della scuola. E allora questo c'è quest'altro dramma. Poi c'è, forse solo Lidia è certo. Più o meno convinta di se stessa, non direi di quei problemi, sa, perché qualche cosa si intravede. C'è qualche nota autobiografica in questo? Pesantemente autobiografica, cioè io sono una persona molto insicura di sé, non è sempre stato così. Va bene senza microfono? O preferite con il microfono? Non è sempre stato così, cioè, diciamo quando ero più ragazzina ero un pochino più sicura di me, però soffrivo di un altro problema che è quello poverino di Mattia, cioè come tutti più o meno tra i 10 e i 13 anni io mi sentivo assolutamente estranea al gruppo, nel senso nella mia classe c'era il gruppetto e io ne stavo regolarmente fuori. La gente mi prendeva in giro perché ero brutta, la gente mi prendeva in giro perché andavo bene a scuola e mi ricordo che avevamo fatto gruppo io e altre tre ragazze che eravamo quelle rifiutate sostanzialmente da tutti. Tra noi stavamo benissimo, cioè ci divertivamo, la vedevamo allo stesso modo, però gli altri ci guardavano abbastanza come delle appestate e questo è sostanzialmente il povero Mattia. Ovviamente quando la vivi a 13 anni sei assolutamente convinto che è capitato solo a te, no? Invece poi mi rendo conto che è un'esperienza che uno la fa a 13 anni, un altro la fa a 5, un altro la fa a 40, ma tutti bene o male hanno sempre vissuto qualche episodio di esclusione, quindi credo che infine Mattia sia abbastanza universale, perché è vero che lui sostanzialmente ha vissuto esperienze simili alla mia, ma sono delle esperienze che appartengono un po' a tutti. E quello era il mio problema quando ero più piccola. Poi quando sono arrivata all'università, non so esattamente per quale ragionamento psicologico, ho cominciato a essere assolutamente non confidente nelle mie capacità e quindi ero convinta che non sarebbe... L'abbiamo detto che sei astrofisica? Sì, sì. Ero assolutamente convinta che non mi riuscirò a laureare, se mi riesco a laureare poi non riesco a fare l'astrofisico. E quindi sono diventata molto insicura di me e questa cosa continua, per dire, ogni volta che comincio a scrivere un libro nuovo comincia veramente per me la tragedia, perché comincio a pensare è vuol vedere che sto scrivendo qualcosa che è peggio di quelle precedenti, non sto crescendo per niente, non piacerà ai lettori, è noioso, quindi faccio 200.000 problemi che vengono acuiti quando poi il libro viene pubblicato, perché a quel punto hai direttamente riscontro con i lettori e ovviamente non è che tutti quanti possa piacere quello che hai scritto. Io posso testimoniare che la ragazza Drago è quello che mette più di più, ovviamente tantissimo, ma gli altri sette preferenti, però. E te insomma ti cominciano ad arrivare le critiche negative, devi fare conto le critiche negative, ti angosci perché qualcuno ha detto che il tuo libro fa schifo. E quindi io oramai mi sono più o meno rassegnata al fatto che la mia vita va avanti così, probabilmente io ho anche bisogno di questa insicurezza, pur vivendola come una debolezza, qualcosa in qualche modo dovrei cercare di combattere, perché è vero che essere consapevoli dei propri limiti e magari anche sottovalutarsi è una cosa secondo me molto importante, molto buona per riuscire ad andare avanti. Essere paralizzati dal terrore di non riuscire non è una cosa positiva e ovviamente Sofia sostanzialmente è questo, lei ha paura di vivere perché è convinta di non essere apprezzata per affrontare le difficoltà dell'esistenza, che è probabilmente quello che sotto penso anche io di me stessa. Vabbè, poi alla fine Sofia è l'eroina del libro e della saga. Io risentirei Andrea che se non sbaglio ha un altro brano, sì.